Quarta giornata del torneo di Wimbledon, la sorpresa più grossa l'ha provocata probabilmente la tedesca Sabine Lisicki, che ha eliminato la cinese Na Li, che aveva fatto finale in Australia, vinto a Roland Garros, sembrava anche discreta sull'erba, ha avuto due match point. La Lisicki è una tedesca di origine polacche e l'altro giorno mi diceva ha avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo per quasi un anno, e però io miro a diventare numero uno del mondo, cioè non ha detto voglio tornare su, voglio tornare in alto, ha detto voglio diventare numero uno del mondo. È molto molto determinata e quindi insomma è una tennista da tenere d'occhio, perché ha un gran servizio e batte anche, ho visto, anche a 210 km orari, insomma più forte di un uomo. E per quanto riguarda altre partite interessanti, sicuramente quella che Söderling ha rimontato a Hewitt era avanti 2-7-0, non dimentichiamo che Hewitt ha vinto anche qui questo torneo, però è sempre uno che combatte, che lotta, c'è molta confusione, c'è molto rumore, alcuni ci hanno detto ma perché non cambiate location, ma qui, da qui escono, entrano molto spesso dei giocatori. Ieri sera avevamo beccato al volo Tony Nadal e poi anche Vijaya Mitragi, e adesso per esempio vediamo passare Gabri Urpi, che oggi ci ha già fatto un'intervista per radio. Siccome lui è timido, vieni qua che ti faccio vedere un attimo, e poi c'è pure una sigla qua, vedi? Ecco, e questo è Urpi, che ci ha parlato già di Pennetta, ci ha già detto che con la Bartoli è difficile, lui è uno che parla poco, ma ci puoi dire una cosina in più, una sola? Ancora non ha vinto Bartoli. Ah, Bartoli non ha vinto, ma con la Dominguez-Lino, ma che pensi? È che amica poi... mia. Ah, amica tua, vabbè, allora sei amica di Miguel, sei amica di Gabri, pazienza, facciamo il tifo per la... Anche la Pennetta tifa per la Dominguez-Lino, dice spera che vince lei. Ogni partita è diversa. Sì, vedi, lui dice sempre, lui dice delle cose originalissime, ogni partita è diversa. La palla è rotonda, l'avversario più difficile è il prossimo... Poi quale altro? Quello è l'uno sempre vincereva, il due sempre in finale, il tre in semifinale, il quattro no. Va bene, allora noi speriamo sempre in qualche sorpresa. Per esempio una sorpresa sarebbe che Flavia Pennetta, che aveva perso nettamente dalla Bartoli nel 2007, quando la Bartoli poi arrivò in finale, la sorpresa è che la Pennetta questa volta cosa fa? Dillo te! Perché vince! Bravo! Grazie mille! Ciao! 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 Vabbè, poi dopo, che altre cose dobbiamo dire? La Schiavone! La Schiavone ha vinto con la Zanova Strikova, e poi dopo avete visto che cosa succede? E noi stiamo qui, passa qualcuno, la acchiappiamo, e vabbè, è un po' improvvisato, non abbiamo le telecamere della BBC, però insomma ci arrangiamo, facciamo il nostro meglio. Juan Martín del Potro ha vinto recuperando un set a Rocus, e poi abbiamo perso la Errani. Ecco, io sulla Errani francamente mi aspettavo che vincesse e devo dire che sono rimasto un po' deluso, soprattutto dopo che ha rimontato il secondo set, pensavo che al terzo sarebbe riuscito a vincere contro la Caterina Bondarenko, invece non ce l'ha fatta, anzi è stata abbastanza dominata nel terzo set, poteva perdere addirittura 6-1, ha salvato un match point e poi ha perso ugualmente 6-2. Ci abbiamo domani Bolelli contro Gasquet, la Vinci contro la Kvitova, e quindi insomma lì sono due partite tutte e due molto difficili nelle quali giochiamo contro pronostico. Io firmerei per un pareggio, per la vittoria di uno dei due. Quale più probabile? Forse la Vinci può confondere la Kvitova. Ho visto che per quanto riguarda il betting la quota di Bolelli è data a 4, ma era dato a 4 anche contro Wawrinka, quindi speriamo che sia di buon auspicio. Saluti da Wimbledon.